dallo stand BMW con il responsabile comunicazione Danilo Coglianese. Chiediamo a te, Danilo, intanto come mai la scelta di due nomi diversi per questo attesissimo scooter? Ma la scelta è chiaramente legata ad un nome, quindi 600 Sport, il 600 come numero è direttamente collegato, è collegabile da un pubblico ampio ad una cilindrata sportiva e quindi da questo arriva il 6,5 per dargli una differenziazione anche a livello di, dato che sono due modelli differenti, il nome deve rispecchiare questa differenza. Quale dei due pensate che avrà maggior successo in Italia, anche se noi, insomma, visto il grandissimo successo del T-Max, un'idea ce la siamo già fatta? Ma è ovvio che noi, se guardiamo ai numeri del segmento scooter, del segmento maxi scooter in Italia, i numeri dicono che lo scooter più venduto è uno scooter, un modello sportivo. Rispecchiando questo trend, molto probabilmente il C600 Sport avrà un successo maggiore, tra virgolette. Il C650 GT ovviamente invece beneficia del brand BMW e di quella che è la tradizione legata al turismo, per cui le percentuali sicuramente potrebbero cambiare rispetto a quello che è oggi. Rispetto allo scooter Yamaha ci ha colpito una maggiore protezione aerodinamica, una maggiore cubatura e quindi anche una maggiore potenza, ma davvero la cosa più curiosa è questo vano sottosella estendibile. Ma sì, è una novità nel segmento, è una delle innovazioni che porta questo scooter ed è un vano che si, nel momento in cui lo scooter è fermo sul cavalletto o il motore spento, si può estendere, si amplia con una sorta di botolina che c'è sotto la sella e chiaramente non consente al motore di andare in moto lì dove è aperta, per far sì che anche il sottosella dello scooter sportivo abbia un'ampia capienza. E ringraziamo dunque Danilo Coglianese per questo contributo in diretta dallo stand BMW, che tra l'altro è attaccato a quello di motociclismo, per cui vi invitiamo a visitarli entrambi. Grazie Federico, grazie a tutti.